Non sono pochi i dubbi legati al rischio di assembramenti durante le messe di Natale. L'Unione Europea ha inviato ai membri una bozza in cui si dice di considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in TV o alla radio. La risposta della CEI non si è fatta attendere. Monsignore Mario Meini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assicura che le messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid. E spiega, in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale. Da oggi partono le procedure relative alla Lotteria degli Scontrini. Sarà possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il codice lotteria, una sequenza alfanumerica e codici a barre abbinata al proprio codice fiscale che andrà presentata in cassa a ogni pagamento con carta di credito o bancomat. La partecipazione è gratuita e le estrazioni saranno settimanali, mensili e annuali, con premi che vanno dai 5.000 euro per le estrazioni settimanali a 5.000 per quella annuale. La lotteria inizierà dal 1 gennaio 2021. L'Istat vede a ribasso il PIL del terzo trimestre del 2020. Tra luglio e settembre il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario ed estagionalizzato, è aumentato del 15,9% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il 30 ottobre scorso l'istituto aveva stimato il dato al 16,1%. Rispetto al terzo trimestre 2019, invece, l'economia italiana ha vissuto una flessione del 5% contro il calo tendenziale del 4,7% di ottobre. L'utilizzo di idrossiclorochina e clorochina, farmaci impiegati nel trattamento contro il Covid-19, potrebbe provocare disturbi psicotici e comportamenti associati al suicidio anche in pazienti senza precedenti problemi di salute mentale. A dare l'allarme è l'Agenzia Europea dei Medicinali che, a seguito di una revisione dei dati disponibili, conferma un effetto collaterale in parte noto. Sul portale dell'ente regolatorio viene spiegato che tale revisione è iniziata a maggio 2020 dopo che l'ente era stato informato dall'Agenzia Spagnola dei Medicinali di 6 casi di disturbi psichiatrici in pazienti Covid a cui erano state somministrate dosi di idrossiclorochina superiori a quelle autorizzate.